Cambiamo adesso decisamente argomento perché ha da poco compiuto 25 anni la banda della Brigata Sassari. Tra i componenti ci sono soltanto due donne. Chiara Garzilli ha incontrato Carla Scalas, che è l'unica ad aver suonato la tromba nella storia della banda. Vediamo insieme. Una passione per la musica coltivata sin da piccolissima, uno strumento, la tromba, che l'ha portata nell'esercito. Carla Scalas dal 2008 fa parte della banda della Brigata Sassari, una delle pochissime componenti donne, la prima a suonare la tromba in tutta la storia della banda, che 2 mesi fa ha compiuto 25 anni. La mia passione per la musica nasce da quando ero piccola, soprattutto nella pancia di mia madre che suonava e suona ancora nella banda del paese. E da lì a 7 anni ho intrapreso anche io questo percorso con la musica. Com'è vivere ogni giorno in un ambiente fondamentalmente maschile? Ma le donne nell'esercito sono dal 2000, io sono arrivata qui nel 2008, quindi bene o male mi sono trovata abbastanza bene, sapevano già tutti come, cosa si doveva fare. Siamo un gruppo compatto, andiamo tutti d'accordo. Un gruppo affiatato. Affiatatissimo. Esercitazioni, marce e prove quotidiane, ma anche una missione in Afghanistan nel 2009. Esperienze importanti nel corso delle quali Carla ha vissuto la gioia di rappresentare la brigata attraverso la musica. La gente quando sente Demonios è felicissima. È una musica che prende il cuore di tutti. Come si svolge la vostra giornata? La nostra giornata si svolge la mattina alle 8, si fa l'alzabandiera e poi dopo l'alzabandiera si va a correre e poi noi facciamo le nostre prove. La banda è ormai una seconda famiglia, impegni quotidiani ed emozioni da condividere. Qui Carla ha conosciuto Oscar, trombettiere, che 4 mesi fa è diventato suo marito. Com'è nata questa storia? Beh, è nata un po' così, come un fulmine a ciel sereno. Devo dire, la prima cosa che mi ha stupito erano gli occhi. Lì ho capito che era un qualcosa di particolare. E proprio come in loro sono tanti i legami che il maresciallo Azeni, alla guida della banda da 25 anni, ha visto nascere. È la benzina che ci ha spinto fin qua. Se non ci fossero questa gioia dei rapporti umani, sarebbe tutto più difficile. È un nutrimento interiore.